Amici telespettatori, per la rubrica Giustizia in studio abbiamo l'avvocato Francesco Borrelli, civilista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli. Oggi iniziamo un percorso sulla riforma Cartabia. Ovviamente la riforma Cartabia ha rivoluzionato un poco tutto il processo civile, il processo a livello fallimentare. Lo sapevo, Abbraccia un po' tutti i vari settori. All'avvocato Borrelli abbiamo la possibilità di poter chiedere le varie passaggio. sezioni. Oggi iniziamo con la ricaduta della riforma Cartabia sui giudici di pace. Che cosa succede? Prima si faceva la citazione, ma che si Esatto, fa? ora con le nuove norme che dovevano entrare in vigore, secondo la legge di riforma Cartabia, al 30 di giugno, tutto è stato portato avanti con il milleproroghe e con la legge di bilancio. La legge di bilancio e il milleproroghe, unite appunto alla formulazione della legge Cartabia, hanno rivoluzionato la procedura. Non si fa più la citazione, ma la domanda giudiziale viene proposta con ricorso. Quindi, al momento del ricorso, tutte le carte, tutto ciò che afferisce al giudice di pace, alla domanda giudiziale da presentare davanti al giudice di pace, deve essere già tenuto dall'avvocato perché deve essere portato a conoscenza del giudice. Quindi Questa è la prima grande è come se novità, fosse un rito del lavoro. come se fosse un rito del lavoro. Esatto, Bravissimo. l'abbreviazione di questa perché scompare chiaramente il 320, perché non si può avere più il 320 con il ricorso. E quindi la domanda già deve portare le prove Diciamo dell'accaduto. per chi ci ascolta e non è del settore, l'articolo 320 del codice di procedura civile Civile. prevede la comparizione La delle parti. possibilità di Eventuali notari, mediare, mediare e tutto, nonché di invece articolare le oggi. prove, Quindi, in quindi effetti, abolendo questo codice, si ha direttamente diretto. l'input nel Esatto, procedimento penale. esattamente, direttamente viene ammessa la prova e tutti i documenti già devono essere portati a conoscenza del giudice perché null'altro può essere esibito successivamente alla proposizione del ricorso. Il problema qual è? In effetti, che sebbene ci sia un esperimento di abbreviare il giudizio, nascono delle difficoltà. Innanzitutto, siccome non è entrato ancora in vigore il giudice di pace, il rito telematico davanti al giudice di pace, perché non è ancora pronto, perché non ci sono ancora gli ausili telematici a favore del giudice, tutto questo viene fatto cartaceamente. Quindi il giudice di pace poi risponde con il decreto, l'avvocato deve correre perché Diciamo che il cancelliere dovrebbe i preparare. cancellieri dovrebbero preparare tutto da adesso fino al 30 di giugno, sempre che ce la facciano poi a iniziare il procedimento telematico, perché la telematizzazione dei giudici di pace è un'utopia, perlomeno in certe parti d'Italia è un'utopia. Quindi il problema è questo, di corse nei vari uffici a estrarre copie e pagare marche e Però con quindi questo sistema, per esempio, se uno non indica il testimone, è Deca inammissibile e decade, automaticamente. la domanda Se ci diventa manca una inammissibile. legittimazione Attiva attiva, o una residua, passiva diventa inammissibile. quindi a Quindi questo punto bisogna mettere tutto l'estratto tutto ciò, cronologico, tutte le esattamente, tutte cose. le documentazioni medica, Quindi sono tecnica, dei a costi che vanno sempre a carico carico del, della parte che inizia il esatto, procedimento. del procedimento. Avvocato, visto che stiamo parlando sempre a livello di giudici di pace, e la ricaduta sul tribunale è ancora peggio. La ricaduta sul tribunale è ancora peggiore, anche se l'idea dell'Europa che si è riversata nella Cartabia era di facilitare la domanda, abbreviando i tempi, qua c'è una ripercussione sugli avvocati, perché oltre alla domanda che mantiene la forma dell'atto di citazione, viene abolito il 183 nelle forme in cui si conoscevano. E viene sostituito dall'articolo 171, che prevede tutta una serie di tempistiche nelle quali dover fare delle note. Ma questo comporta che cosa? Che una volta scritta la domanda, che deve contenere anche qui come ricorso davanti al giudice di pace, tutti gli elementi di fatto e di diritto con tutta la documentazione necessaria,
per procedere alla domanda, il convenuto può costituirsi depositando memoria, contro la quale l'attore a sua volta può rispondere. Il convenuto ancora può rispondere, e poi c'è un terzo termine dato congiuntamente, nelle quali le parti fanno valere le proprie difese a seconda della risposta della controparte. Ora, già questo pone un problema, perché se prima il giudice del tribunale andava a guardare il fascicolo soltanto in sede di 183, quindi di articolazione dei mezzi istruttori, o in sede di conclusione per quelle cause che erano di facile e pronta soluzione, adesso invece succede una cosa, che il giudice, dopo già all'iscrizione al ruolo e poi successivamente con la costituzione del convenuto, deve vedersi tutto il fascicolo, perché la causa potrebbe essere inammissibile, in quanto tutte quelle cause che richiedono una mediazione o degli accertamenti preliminari, tutto ciò deve essere già contenuto nell'atto di citazione e riportato, e se manca il giudice può stabilire che la domanda sia inammissibile. Quindi il giudice subito alla prima udienza può stabilire che la causa vada già a sentenza perché ci manca qualcosa e non è rimediabile. Quindi questo è, anche qua si pone il problema. Cioè non è che la dichiari inammissibile, la puoi riproporre. La puoi riproporre, ma intanto ti prendi la condanna alle spese su quel giudizio. E paghi pure il contributo. Paghi il contributo, paghi la condanna alle spese. Insomma, è una grave ripercussione che sembrerebbe riprodotta per gli avvocati, ma in realtà va sempre a discapito del cittadino che voglia far valere un suo diritto. Dice, vabbè, ha sbagliato l'avvocato. Ma quindi, in effetti, con questo sistema, i cancellieri, la cancelliera lavora di meno. Fondamentalmente si dovrebbe... il fascicolo è tutto telematico. Il fascicolo lo prepara il giudice, esatto. No, il fascicolo lo prepara l'avvocato a questo punto. No, il fascicolo di causa. Il fascicolo di causa si apre con la scheda, quindi con la tutto, scheda, c'è, tutto ciò, quindi già è preparato, va davanti al giudice già preparato. Prima parlando mi ha detto che, a differenza dell'altra volta, si ha l'obbligo di far presenziare l'attore. Sì, perché il nuovo codice di rito prevede che l'attore, anche il convenuto, devono essere presenti. Qua si pongono due problemi. Il giudice, nell'udienza in presenza dell'attore convenuto, deve cercare la mediazione, ma la mediazione, dopo una fase così pesante, comporta delle spese maggiori. E quindi quale convenuto o quale attore? Sto ridendo, perché se l'incidente è successo veramente, e sia l'uno che l'altro vuole avere ragione, succederanno pure dei liti. Certamente, davanti. Che mentre prima non si incontravano. Certo, adesso. Ma pensiamo anche, se è necessaria la presenza anche del convenuto, pensiamo anche quanti amministratori se parliamo di assicurazioni, quanti amministratori di società assicurative dovrebbero presenziare, o quanti amministratori di banche dovrebbero presenziare. Quindi convenuto anche non l'avvocato del convenuto. No, gli avvocati certo, ma perché non possono stare lì, ma anche i convenuti e gli attori. Quindi i poteri rappresentativi, chi ce l'ha? L'amministratore. Quindi dovrebbe venire l'amministratore della banca, l'amministratore della... Quindi, ma forse perché quando hanno fatto questa riforma cartabile, gli avvocati non è che sono stati tenuti in considerazione. Ma no, questo è poi il grande problema di quando si perché fanno, sono le, cose si fanno le leggi. Certo, perché ad esempio si può dire che l'esecuzione è stata molto presa da ciò che succedeva in tribunale. Qua pare che del tribunale, no, che ha fatto la legge, non conoscesse. Perché penso, guarda, che sicuramente, almeno in una città come Napoli, un incidente vero, convenuto e l'attore, sicuramente... Vengono a dichiarare due cose completamente opposte. No, ma si continueranno a litigare, certo, con le mani, chiaro, secondo me. Alcuni perché, anche con le mani. Anche con le mani, perché questo nessuno... A meno che non fanno un'udienza separata, perché secondo me... un'udienza separata, i giudici già adesso con il rito vecchio non lo stanno facendo più, perché per esempio a me è capitato che i giudici vogliono sentire i testi in contemporanea. Se tu chiedi un rinvio della prova, il giudice dice no, vengono tutti e due alla prossima udienza, perché vogliono
veramente vogliono determinare quel tempo e quello spazio. Avvocato Borrelli, allora poi un'altra cosa. Passiamo all'appello con la riforma Cartabia, quindi sarà ancora peggio. L'appello ha posto un grave problema all'avvocato, perché l'appello pone il quesito dell'ammissibilità della domanda, e l'ammissibilità si basa su tre principi fondamentali che devono essere proposti in appello. Il motivo per cui si appella, il motivo di diritto per cui il giudice avrebbe sbagliato in sede di primo grado, e la modifica che si vuole su quel principio, richiamando anche la legge che il giudice, o l'articolo di codice che il giudice avrebbe omesso nello statuire in sentenza di primo grado. Ma questo significa comunque che tante cose potrebbero... Comunque, nell'appello i giudici sono diversi, però. Nell'appello i giudici sono diversi. Non è che ci capita... No, sono chiaramente diversi. Senti, e quindi un tuo giudizio, almeno su questa prima parte... Gli avvocati che lavorano da soli, Massimo con la segretaria, trovano difficoltà? Molta difficoltà, sia per la scannerizzazione di tutti gli atti, sia per la preparazione della domanda. È chiaro che questo è stato fatto, la Cartabia influisce molto sulla domanda giudiziale, sui tempi, sulle modalità, sul lavoro degli avvocati, quindi anche qua si sta favorendo il grande studio nei confronti dei piccoli studi. L'Italia era fatta da tanti piccoli studi, oggi probabilmente viene un po' meno. Da tanti colleghi che hanno più di 50 anni. Poi anche questo è il problema, si pone anche relativamente a coloro che stanno lasciando la professione. Chiaro che sono tutti giovani, diciamo fino ai 50 anni, che abbandonano la professione, perché con la speranza, o perché prendono posti nella pubblica amministrazione, ma un avvocato che abbia superato i 50 anni oggi si trova nella difficoltà, uno, di maneggiare le nuove tecnologie, due, di non poter cambiare lavoro, perché certo a 50 e passa anni è difficile poi poter abbandonare la toga e per dirigersi in altre professioni. Insomma, vedremo poi successivamente che succederà, piano piano con l'applicazione, ma la riforma... Siamo in chiusura, ma... Le tabelle degli onorari, quindi. E questo è un altro problema, perché in genere quando si perde, il giudice tende ad aggravare la posizione debitoria. Quando si vince, invece, non tutti i giudici riconoscono gli adeguati compensi ai professionisti. E spesso si deve litigare anche col cliente al quale si chiede la differenza dei tributi. Allora, io ringrazio l'avvocato Francesco Borrelli, civilista del Foro di Napoli, che sicuramente verrà tra breve, fra una quindicina di giorni, a parlare della parte sul fallimentare, che è importante perché si è rivoluzionato tutto, e quindi la prossima volta avremo questa occasione di poterne parlare. Alla prossima!